Buongiorno e ben ritrovati in questa nostra nuova puntata della mia rubrica Dietro le quinte per Vox Italia TV. Oggi vi parlerò della startup dell'imprenditore più iconico e ricco del mondo, Elon Musk, ossia Neuralink. Neuralink è una startup nel campo dell'high-tech che è stata fondata nel luglio del 2016, è rimasta inattiva per un paio d'anni e poi nell'ultimo anno in particolare è stata ufficializzata con grande clamore, peraltro, e che si pone l'obiettivo di sviluppare un chip neurale da impiantare nel cervello per poter potenziare la mente umana e addirittura ibridare il cervello dell'essere umano con le macchine. I media stanno in qualche modo rivolgendo particolare attenzione a questo progetto che, come vedremo, tra l'altro non è isolato, anche perché tutto quello che ormai fa Elon Musk acquisisce grandissima attenzione e risalto da parte dei media internazionali. I media però stanno puntando molto su quello che per loro è il vero obiettivo di Neuralink, che in realtà per chi conosce Musk e per chi ha seguito le vicende soprattutto di Neuralink, che per esempio io ho raccontato nel mio libro Cyberuomo, pubblicato per Arianna Editrice, non è quello che viene appunto sbandierato dai media, ossia si sta puntando sul fatto che questo chip neurale dovrebbe servire poi per guarire tutti quei pazienti che sono affetti da patologie neurodegenerative, in qualche modo giustificando, legittimando un certo tipo di ricerche nel campo del postumano, ricerche di cui si parla pochissimo, soprattutto per le loro ripercussioni a livello sociale, perché come vedremo rientrano appunto nel campo del transumanesimo e del postumano. In realtà Musk fin da subito ha sempre specificato qual è il vero obiettivo di Neuralink, perché Musk negli ultimi anni ha sviluppato una vera e propria ossessione e ne ha parlato più volte, lanciando l'allarme su quello che può essere un vero e proprio pericolo per il genere umano e che per Musk è l'intelligenza artificiale. Egli parte dall'idea, tra l'altro condivisa da molti suoi colleghi, imprenditori ma anche scienziati, che l'intelligenza artificiale, una volta che dovesse raggiungere, equiparare l'intelligenza umana, potrebbe poi anche superarla, arrivando a creare un vero e proprio problema, pericolo per l'intera collettività. Questo tipo di pericolo è stato, per esempio, condiviso anche da uno dei padri del transumanesimo, che è Nick Bostrom, che anche nel libro Superintelligenza, che è pubblicato anche in Italia, ha in qualche modo rivisto molte delle sue posizioni, specificando proprio il fatto che egli condivida questo timore nei confronti dell'intelligenza artificiale. Il problema è che però Musk propone un'alternativa per aggirare questo pericolo che paradossalmente rischia di diventare più pericoloso della minaccia che si vorrebbe in qualche modo fronteggiare, ossia quello di potenziare la mente umana, il cervello umano, arrivando a fondersi con l'intelligenza artificiale. Musk parte quindi dall'idea che l'intelligenza artificiale rappresenti una minaccia per la collettività, per l'umanità. E quindi, dato che secondo Musk non vi è un modo per poter aggirare o comunque in qualche modo appunto riuscire a far sì, a disinnescare questo pericolo, la sua proposta è quella di potenziare la mente umana arrivando a fondersi con le macchine, quindi con l'intelligenza artificiale. Come? Attraverso questo chip che la sua startup Neuralink sta cercando appunto di elaborare, di produrre. Negli ultimi mesi sono state fatte, realizzate tutta una serie di prove, di esperimenti, di sperimentazioni sugli animali a partire dai tre cyberpork, cioè tre maialini a cui sono stati impiantati questi elettrodi che sono stati ribattezzati appunto cyberpork. Negli ultimi giorni la notizia, ed è qua che entriamo nel vivo, è che Musk stesso ha raccontato che la sperimentazione è passata adesso alle scimmie in attesa di poter avere
la licenza per poter iniziare la sperimentazione anche sugli esseri umani. E quindi sono stati inseriti questi elettrodi, questo chip dermale all'interno, neurale all'interno della mente, del cervello di una scimmia. Questa scimmia racconta Musk, a questa scimmia è stato inserito questo impianto wireless implementato nel cranio che le permette di giocare ai videogiochi usando la mente. Una delle cose che stiamo cercando di studiare, ha continuato, è come far giocare le scimmie tra di loro in una versione cerebrale di Pong. E poi ha aggiunto che la scimmia sembra davvero felice di questo impianto e che non sembra aver sviluppato, insomma, delle reazioni negative. Quindi i lavori, appunto, di Neuralink vanno avanti, ma come dicevo prima, il vero obiettivo di Musk è quello di sviluppare questo chip da inserire nel cranio, nel cervello dell'essere umano, per poter caricare e scaricare informazioni e fondere letteralmente la mente umana con le macchine, quindi con l'intelligenza artificiale. Tant'è che già nel 2017, dal 2017 in poi, Musk ha più volte spiegato che, a suo dire, già attraverso l'utilizzo degli smartphone siamo diventati una sorta di cyborg, soltanto che il collegamento con un certo tipo di tecnologia ancora troppo lento e che potrebbe essere immediato, spontaneo, appunto molto più veloce se questo tipo di tecnologia venisse impiantata letteralmente all'interno del nostro cervello. Come vi dicevo, questo tipo di progetto non è isolato perché per esempio esiste a Los Angeles ed è stata fondata sempre nel 2016 la Kernel dell'imprenditore high-tech Brian Johnson con un budget di partenza di 100 milioni di dollari e anche la Kernel si pone come obiettivo quello di sviluppare un chip neurale da inserire all'interno della mente per poter caricare e scaricare informazioni e anche utilizzando la tecnica del mind uploading poter scaricare tutte le informazioni della mente umana, tutti i ricordi, quindi la memoria di un essere umano, per poterla trasferire su un supporto non biologico, quindi su dei super computer e poter in qualche modo ricostruire una traccia della mente delle persone. Va ancora oltre il progetto del magnate dei media russo Dmitry Itskov, che si pone come obiettivo quello di poter, attraverso sempre l'impianto di chip neurali, caricare e scaricare informazioni, ricostruire una traccia della mente umana e fare in modo che entro il 2045 tutti gli esseri umani potranno fare che cosa? Potranno convertire la propria mente all'interno di avatar e vivere per sempre, tra l'altro facendo meno dei corpi. Ovviamente, a fare meno dei corpi e vivere per sempre saranno semplicemente le tracce, della memoria, le tracce dei ricordi, se mai potrà essere possibile, appunto, copiare le informazioni contenute nella mente di un essere umano, saranno queste a sopravvivere perché all'interno della visione, del postumanesimo e del transumanesimo non vi è ovviamente spazio per un'anima e per uno spirito, e quindi l'anima si riduce in qualche modo alle sinapsi e diciamo, al funzionamento della mente stessa. Perché? Perché diciamo, quel movimento culturale, quello spirito che si muove dietro a questo tipo di visioni ultra tecnologiche è appunto il transumanesimo. Il transumanesimo è un movimento culturale che, indipendentemente da tutte le sue correnti, si pone come obiettivo quello di potenziare e far evolvere consapevolmente l'essere umano indipendentemente dalla natura e dalle sue leggi biologiche.
Perché in qualche modo il grande nemico dell'essere umano, dell'uomo, diventa proprio la natura stessa. Così come quegli obiettivi da cercare di imbrigliare, di sconfiggere, sono per esempio la malattia, ma addirittura la morte stessa, proprio tramite per esempio il mind uploading. Per cui si pensa di poter ottenere, conseguire una forma di immortalità attraverso che cosa? Attraverso questa registrazione. Della mente, dei ricordi dell'essere umano da convertire poi in che cosa? In futuro all'interno di automi o di cloni o all'interno di avatar, proprio come nella visione di Dmitry Itzkov, in modo che la traccia dei nostri ricordi possa sopravvivere per sempre, come in tanti film di fantascienza o di cyberpunk, pensiamo per esempio al film Transcendence, al film Selfless o alla trilogia Altered Carbon, da cui è poi stata tratta anche una serie TV in 2 stagioni che è stata pubblicata da Netflix. Ebbene, tutto questo sembrerebbe appunto fantascienza, in realtà è tutto straordinariamente reale e sono tra l'altro delle ricerche nel campo appunto non soltanto della tecnologia, ma letteralmente del postumano di cui si parla pochissimo e quando se ne parla invece di portare al cuore dell'opinione pubblica delle tematiche delicatissime per l'intera collettività, che cosa si fa? Si cerca di minimizzare o di liquidare appunto il tutto, parlando per esempio dei grandissimi traguardi che si potrebbero ottenere nel campo della medicina rigenerativa. Peccato che questi traguardi non sono i veri obiettivi che si pongono questo tipo di ricerche, perché come dicevo prima, il vero obiettivo, la vera mission di un personaggio come Elon Musk non è soltanto quello di guarire persone affette da Alzheimer o da altre patologie neurodegenerative, ma è letteralmente quello di potenziare la mente umana rendendoci una sorta di cyborg e quindi ibridandoci con l'intelligenza artificiale. Questo tipo di pensiero, il transumanesimo, va ancora oltre il postumanesimo, che ha una visione ancora più ibridativa, e che quindi punta appunto a far evolvere e a ibridare l'essere umano con le macchine e ovviamente lo potete ben immaginare, una visione scientista che intende, che vede l'uomo come un dispositivo tecnologico che si può appunto aggiornare, che si può ibridare con l'intelligenza artificiale, dove non c'è spazio per quello che può essere la spiritualità, che può essere l'anima e in qualche modo non c'è neanche più spazio per il corpo, perché in futuro il sogno di molti transumanisti, addirittura di un fisico teorico come Michio Kaku, che però è diventato un punto di riferimento per la comunità transumanista, è quella che tra qualche decina d'anni, se non di più, si potrà tramite il mind uploading scaricare tutte le informazioni contenute nella nostra mente, convogliarle all'interno di avatar e creare una grande mente universale dove i corpi appunto degli esseri umani non esisteranno più e questa grande mente potrà viaggiare nello spazio e colonizzare altri mondi. Quindi, di fatto, questo grande sogno transumano, postumano, che a che cosa mira? Mira semplicemente alla fine dell'umanità e anche dell'essere umano come lo conosciamo, perché noi al di là di tutto siamo anche forse un'anima e uno spirito, ma soprattutto siamo anche dei corpi. Il transumanesimo in questo sogno prometeico, titanico, di voler diciamo combattere, sconfiggere la morte e le malattie, ma soprattutto di voler sconfiggere la natura, mira a far che cosa? Mira di fatto a distruggere l'uomo come lo conosciamo, l'essere umano come lo conosciamo e quindi a vivere semplicemente della traccia in qualche modo dei ricordi della memoria, convogliare tutto all'interno di Avatar e facendo di fatto sparire l'umanità stessa. Ribadisco, sembra fantascienza, ma se andiamo a studiare le ricerche e soprattutto gli obiettivi che si pongono questi personaggi, che poi hanno milioni, centinaia di milioni di dollari di budget per portare avanti
avanti questo tipo di ricerche, ci possiamo rendere conto come dietro appunto tutta una serie di finanziamenti e di start-up vi sia questo tipo di pensiero che può essere anche molto pericoloso per la collettività, perché alla base si sta creando un vero e proprio culto tecnologico che mira a far cosa? Mira a legittimare qualunque tipo di diciamo di creazione, qualunque tipo di supporto, di sperimentazione o di invenzione tecnologica che oggi o che in futuro sarà possibile conseguire, trincerandosi dietro un nuovo mantra che è quello del progresso, senza minimamente valutare i rischi che questo tipo di visione comporta. Una visione che ci sta traghettando verso un mondo in cui le nuove generazioni nasceranno attraverso l'ectogenesi, ossia attraverso uteri artificiali, in cui ci saranno gli xenotrapianti, in cui ci sarà la clonazione, in cui ci sarà il mind uploading, in cui ci sarà la crionica e molto altro ancora. Tutte tematiche, ribadisco, che almeno a mio dire dovrebbero essere portate al cuore dell'opinione pubblica e discusse anche da un punto di vista etico e bioetico, perché non necessariamente tutto quello che sarà possibile conseguire da un punto di vista scientifico e soprattutto tecnologico sarà a beneficio della collettività, e quindi prima che sia troppo tardi dovremmo iniziare a mettere anche dei paletti, dei limiti a tutta una serie di ricerche, non per diventare dei neoluddisti, non per essere degli oscurantisti, ma per evitare che un certo tipo di rischi e di conseguenze possano entrare, infettare la collettività e portare in questo caso alla fine dell'umanità per come la conosciamo.